Va all'asta, o meglio è stata venduta, la prima incisione di Blowing in the Wind. Questo brano, questo pezzo del grande artista Bob Dylan, la prima incisione proprio del 1962, risale proprio a quell'anno, e la cifra, pensate che è una cifra veramente epica, azzardo a dire. Innanzitutto qualcosa di questo brano, di questo classico del 62, pubblicato per la prima volta l'anno dopo nell'album The Freelin' Bob Dylan, ed è considerato come il manifesto della generazione dei giovani americani disincantati da quella che fu la politica degli anni 50, ma anche degli anni 60, che sfociò prima nella guerra fredda e poi successivamente nella famosa guerra del Vietnam, un pezzo di storia della musica mondiale che non è passata inosservata. Ebbene, l'incisione è stata battuta di recente a Londra in un'asta per 1.482.000 sterline, corrisponderebbero a circa 1.769.500 dollari. Una cifra veramente assolutamente forte, grande, esosa, gigantesca, doppia rispetto alla stima di partenza, compresa tra le 600.000 sterline ed il milione. È stata la casa d'asta a renderci noto tutto questo, informandoci del fatto che questa situazione, ovviamente, secondo me, anche secondo di più, ha dell'incredibile. Azzardo a dire. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, utenti di YouTube. Iscrivetevi se vi va, commentate. Un saluto caro da Ariano, narratore italiano.